Quindi Roberto, dove è nato? Bini Roberto, nato a Vicchio 28-12-45. A Vicchio, via Rontini. Consapevole responsabilità morale e giuridica assumo la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Grazie Presidente. Signor Bini, può spiegare alla Corte innanzitutto qual è la sua attività, la sua professione? Attualmente pittore. Attualmente? Pittore. Pittore. In passato ha fatto l'esercente? Sì, commerciante dal 73. Ha avuto un bar lei? Sì. Ci può spiegare dove e in che periodo? Al bar a Nuova Spiaggia, a Vicchio del Mugello, dall'83 al 93. Per 10 anni quindi? 9 anni e mezzo, sì. Lei ricorda se questo bar era lei il titolare all'epoca dell'omicidio? Sì. Rontini Stefanacci? Sì, era mio. Lei quindi ha avuto alle sue dipendenze in quel bar la Pia Rontini? Sì. Ricorda il periodo in cui la ragazza, il periodo di tempo fino all'omicidio ha lavorato? Da quanto tempo prima l'aveva assunta? Dal 1 luglio al 29. Quindi circa un mese? Sì. Ricorda lei che se aveva un orario fisso o se era un orario che concordavate in base alle esigenze di volta in volta o comunque settimana per settimana? Generalmente faceva chiusura sempre. Cioè il turno usuale era quello della chiusura? Dalle 7, 7 e mezzo all'1 secondo fabbisogno. Questo sia durante la settimana che i festivi, che il sabato e la domenica? Generalmente, a volte faceva anche altri turni? Se lo ricorda. Era quale sempre il suo turno? Era quello lì, solamente il giorno lì che fu scambiato. Quel giorno lì, cioè la domenica in cui avvenne l'omicidio, a parte che fu scambiato, lei ricorda che orario fece, se fece orario anche la mattina? Non vorrei sbagliare, ma mi sembra fatto l'orario spezzato, cioè tra le 8 fino a mezzogiorno, poi riattaccata alle 4 fino alle 8, alle 7 e mezzo. Lei ricorda se c'è un motivo particolare per cui quella domenica fece questo orario e non quello 19-24? No, si scambiarono con la sua collega, le disse se poteva farli coprire la sera. E chi è che chiese di essere sostituita, la collega o la Rontini? La collega mi ha detto che fu la Rontini a chiedere se poteva avere libero la sera. Quindi era stata la Rontini a chiedere di averli libero? Almeno mi ha riferito così. Chi gliel'ha riferito questo? La dipendente, la Bazzi Manuela. Ecco, signor Bini, lei però, sentito dalla squadra mobile il 18 novembre del 95, ha detto che invece l'accordo era intercorso per la sostituzione tra Francini Marisa, su richiesta di Francini Marisa e la Rontini. In effetti pensavo fosse andato così, però riparlando appunto alla signora Bazzi mi ha detto che fu lei a... Siccome questo è un punto importante, soprattutto perché la signora Bazzi fa un racconto diverso successivo al suo, vuole essere così gentile innanzitutto di fare riferimento alla sua memoria? Cioè lei dice: io mi ricordo, tant'è così ha detto alla polizia, che era la Francini Marisa che chiede la sostituzione. In effetti si pensava così, perché io sapevo l'orario, difatti guardando sul libro presenze vedo c'è 8 ore e c'è l'orario appunto che viene spezzato, cioè che fa 4 e 4, però chi era stato a quel punto lì pensavo in effetti fosse stata lei a chiedere, invece questa ho avuto conferma dalla base, appunto era lei. Io non, quindi, ero proprio, non è che sia stato lì a ascoltare quando si scambiano questo turno, non è che lei quel giorno era presente al bar o gliel'hanno raccontato? No, quel giorno era presente al bar. Lei? Sì. Quindi nel suo ricordo non riesce a focalizzare se c'erano la Francini o la Bazzi la sera nel 20-24? Questo non me lo ricordo. So che appunto la Bazzi fece questa... No, però ho sempre... Non è chiara la cosa, non è che abbia... Non è per niente chiara, tant'è qualcuno dice che la Bazzi era al mare. No, la Bazzi era accompagnata, io addirittura mi ha riconfermato lei, presente era presente. Doveva andare in ferie, però dopo che è successo vuole rimanere ancora lì. Sì, che è successo nei giorni dopo. Sì. Io vorrei focalizzare questa domenica e le volevo far presente che lei oggi mi ha detto che è la Bazzi
perché sì, la Bazzi gliel'ha riferito, sì, che sì, fu lei a sostituirla. Mentre lei, mi perdoni, mentre lei il 18 novembre 95, sentito sul punto, senza che lei avesse parlato con questo, apparentemente con la Bazzi, dice no, fu la Francini Marisa a chiedere la sostituzione. Perché lei personalmente non lo ricorda. Non ho assistito direttamente a questo scambio. Ma come mai lei ricorda o ha ricordato quando le è stato chiesto che era la Francini? Quel giorno ci furono tutte e tre, per intendersi, sì, sia la Francini sì, sì, sia... Ecco, è così. Lei sa se c'è un motivo particolare per cui la Bazzi poi le ha detto che era stata lei? Perché lei mi ha detto poco fa, dice non torna questo fatto. Cioè, se la Bazzi ha un qualche motivo per non essere precisa sul punto. Non so, questo non lo posso sapere. Non ho la più pallida idea, veramente. Quindi gli orari lei ricordava, come ha detto alla polizia, poi la Bazzi gli ha detto no, ero io a chiedere, sono stata io sì, a chiedere la sostituzione alla Rontini e quindi... Sì, non era appunto questa Francione, ma era appunto questa Bazzi. Questo comunque lo dice la Bazzi. Lei sì, il ricordo lo aveva nell'altro modo che sì, ci ha detto. Senta, lei ricorda se la Rontini la sera, facendo quel turno serale, 20, addirittura a volte le una, veniva accompagnata a casa da qualcuno? No, generalmente c'era o il babbo, o il genitore, così. Lei ricorda? Non che ci fosse... Qualche volta c'era qualcuno magari, qualche volta non potevo andare dietro con la macchina, oppure c'era degli avventori che uscivano allo stesso orario magari, questo poteva succedere. C'era un motivo particolare per cui questa ragazza veniva accompagnata? O era una cautela generica? Generica più che altro. Anche tutte le altre ragazze che facevano quel turno le accompagnavate? Alcune sì, alcune per mancanza magari di mezzi. La Rontini invece aveva un mezzo proprio? Aveva un motorino, sì. E anche quando aveva il motorino l'accompagnavate? No, no, magari qualche volta andava qualche avventura pure, finiva il turno, insomma andava via quando finiva il turno lei, che magari metteva dietro. Lei, a lei, signor Bini, è mai capitato di accompagnarla? No. Lei ricorda se era stata la Pia a chiedere di essere accompagnata? Non so, perché quando uscivano poi non sapevo cosa veniva fuori dal bar, a volte... Si perdevano di vista anche. Io le chiedo se mai la Pia le aveva chiesto, aveva manifestato qualche generica sua preoccupazione, dice sera a lei, signor Bini, aveva mai fatto. No, personalmente, no, così in generale può avvenire, può essere qualche problema, no, che focalizzasse un qualcosa di definitivo. Ma lei ricorda una cosa di questo genere, che la Pia aveva manifestato una preferenza a essere accompagnata? Una qualche volta vendi parlare, oppure c'era una macchina, c'era quello o quell'altro, però non è che avete niente di specifico, in generale, non specifico. Le aveva detto la Pia che c'era stata qualche macchina? Ma qualche volta accennava così vagamente, ma non può essere più preciso su questo vagamente, cioè la stessa Pia le aveva accennato al fatto che era stata seguita da qualche macchina. C'era anche queste macchine, però può darsi anche sia un'illusione, non è che mi avesse detto quella macchina è venuta per forza. No, a me interessa sapere se la Pia gli aveva fatto questa... Sì, qualche volta non diceva appunto che c'era qualche... Questi... Qualche macchina che l'aveva seguita. Che gli sembrava oppure non gli sembrava, quello poi... Fu per questo motivo che lei aveva favorito il fatto che qualcuno l'accompagnasse? No. Lei ricorda quanti giorni prima la Pia gli aveva manifestato questa preoccupazione, no, o questo timore? No, francamente no. Ha detto ha lavorato un mese, no? Sì, ma non posso sapere se può essere un giorno, una settimana o 10 giorni. Comunque era una preoccupazione che aveva espresso anche a lei. Sì, ma non era una preoccupazione... Era una circostanza, sì, 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 diciamo così. Lei sa se qualcuno in particolare aveva in effetti accompagnato poi la Pia? Qualche avventore in particolare? Io so che c'era uno, ora non mi ricordo il nome, c'era un ragazzo lì che veniva sempre al bar, che era degli ultimi sempre andare via, e qualche volta facevano il viaggio insieme, abitava lì in quella zona. Lei ricorda come si chiama? Nome no, sapevo che era un arbitro di tennis. Può darsi però... si chiami Poggiali? Sì, beh, sì. È lui? Sì. Lei con questo Poggiali o con altri ha poi parlato del fatto che lui aveva effettivamente accompagnato la Pia e erano stati seguiti? Sì, anche lui faceva questi parlando, sì, che c'era, che l'aveva accompagnata, ma non è che sapesse cose eccezionali. O non sapeva chi li aveva seguiti, ma diceva che qualcuno li aveva seguiti. Qualche volta, una macchina o due sembra che abbia, però dice anche lui...
può essere impressione, una impressione, ce l'ha già riferita, no, vaga, vaga, non ben delineata. Gli disse se questa macchina aveva seguito lui e la Pia in più occasioni, una, due, tre, dieci, o mi disse appunto c'era una macchina che aveva seguito, però con esattezza, anche lui non è che se io parlando così scambiamo due parole, non è che lei ricorda se il questo arbitro di tennis che abbiamo detto si chiama Parigi le parlava di un tipo di macchina particolare? Questo no. Lei ricorda se il Parigi diceva, le fece questo racconto Poggiali, nel, non Parigi. Chiedo scusa, Poggiali le fece questo ricordo nell'immediatezza del, no, subito dopo l'omicidio, no, o anni, no, dopo? Dopo diversi anni, infatti. Dopo diversi, sì, anni. Sì, sì. Sa se il Poggiali disse di averne parlato con i carabinieri? Questo non lo so. Non lo so. Sa se qualche altro avventore del bar, come questo signore, aveva avuto la stessa, lo stesso tipo di incontri? No, di altri casi non lo so. Sa se altri avevano, come lei, saputo dal Poggiali questo tipo di racconto? No. Lei l'ha avuto direttamente da lui, sì, e da dalla lui, Pia, no, prima? Sì. La Bazzi Manuela per quanto tempo ha lavorato da lei? Non ho esattezza, non lo so, non me lo ricordo. Mesi, anni, giorni? Anni, anni. Anni. Quanto tempo prima dell'omicidio era stata sua collaboratrice la Bazzi? Ma non era tanto che ridarmi. L'avevo presa perché appunto andando in ferie altre sue colleghe, altri dipendenti, mi ci voleva sempre una persona in più, ecco perché avevo contattato anche lei. E ricorda che in che giorni, se questa Bazzi faceva un altro lavoro e veniva solo saltuariamente? No, c'aveva un'altra attività, faceva un altro lavoro, andava a Firenze, non so che faceva. Abitava lì a Vicchio all'epoca? A Dicomano. Vicino al bar La Spiaggia, della stazione, sì. Ha mai visto, c'erano dei tavoli di fronte, le di fuori, sì. Ha mai visto il signor Rontini seduto al bar la sera? Sì. C'è un piazzale davanti, sì, con c'è degli una, alberi. C'è degli alberi, poi c'è un marciapiede più che uno spiazzo. Senta una cosa, lei, le sono mai state mostrate foto del signor Vanni dell'anno 84 risalenti al passato dalla polizia? L'84 no. Lei non ha mai visto foto del Vanni con la fisionomia di allora? Mi fu fatta vedere delle foto, sì, però non mi ricordo. Ultimamente l'ho visto, lo potrei riconoscere, ma non prima. Se anche mi sono state fatte delle foto, non è che abbia al momento riconosciuto qualcuno o qualcosa. Però, ecco, le chiedo, le foto, il signor Vanni è questo signore sulla mia destra insieme ai suoi difensori, e quindi ha una fisionomia diversa da quella che aveva nell'84. Io le chiedo, ha mai visto foto del signor Vanni, le sono mai state mostrate, con la fisionomia di quegli anni lì? Se anche mi sono fatte vedere, però non ho bene in visione, ecco. Non potrei dirlo. Non potrebbe dirlo, io ancora la domanda non gliel'ho fatta, cioè la domanda è questa, ha mai visto il signor Vanni, diciamo ora genericamente per capirsi, con sembianze più giovani a Vicchio? Fisicamente? Sì, no. L'ha mai visto a Vicchio. Lo esclude o non ha ricordi? No, non ha ricordi. Veniva migliaia di persone, non potrei. Ecco, non è in grado di. Senta, tornando all'epoca 1984, lei ricorda se vicino al suo bar, nei pressi, c'era una casetta della posta? Alla stazione? La più vicina era quella lì. Che distanza era dal bar? 100 metri. Non ho altre domande, grazie. Posso? Fateci vedere. No, un momentino. No, questa. Sì. Albini, avvocato Curandai per Rontini, Laura. Lei ricorda un episodio di questo genere, cioè una sera, anzi verso mezzanotte, cioè dopo la chiusura del bar,
un certo signor era presente un certo signor Poggiali. Lei in quella occasione, prima diciamo di salutare Pia Rontini, espressamente chiese al signor Poggiali di accompagnare a casa Pia Rontini? Non potrei giurarlo, non lo so. Può darsi anche, come può darsi su questo punto la invito a ricordare bene, perché il signor Poggiali ieri ha dichiarato che lei espressamente invitò il signor Poggiali ad accompagnare Pia Rontini. Può darsi che questo episodio, può escludere oppure no che questo episodio può essere anche verificato, però parlando si può dire vai, guarda, vedi, ma così, come si dice tante parole, si può aver detto anche questo. Lei non lo esclude, non lo ferma. Non lo esclude. Lei ci può dire la motivazione di questo invito? No, intimazione no. Non credo. Lei però prima ha più volte detto, o perlomeno ha espressamente chiarito, che Pia Rontini l'aveva confidato di essere inseguita da qualche macchina. No, proprio inseguita no, insomma aveva delle perplessità, come può avere un ragazzo di quell'età, una ragazza di quell'età, ecco, delle paure ci possono essere, ma non che proprio, se no magari l'avrei accompagnata anche io personalmente. Ecco. Va bene, grazie. Altre domande? Difensori. Senta, signor Bini, più che altro sono dei chiarimenti, perché mi sembra che quello che lei ha dichiarato sia stato piuttosto preciso. Però io volevo una sua conferma che rimanesse chiara. Lei ha detto, e me lo può riconfermare, che per quanto riguardava gli orari di lavoro, la povera Rontini aveva sempre il turno notturno. Sì. Ecco. E c'è stato purtroppo in quel giorno il cambio. Ecco, io volevo sapere, lei ha conoscenza, la richiesta di cambio di orario è stata fatta quello stesso giorno, è stata chiesta prima? Anche questo lo potrei confermare, comunque penso sia avvenuto o il giorno prima o il giorno stesso. No, no, forse il giorno prima, il giorno stesso no, non era possibile. Ecco, senta, lei, volevo sapere questo, al di fuori di quei due o tre casi che ci ha parlato in cui la Rontini sarebbe stata accompagnata o da avventori o da altre persone a casa, in linea di massima nei 29 giorni che è stata alle sue dipendenze, tornava sempre regolarmente a casa a sé col motorino? Col motorino oppure il padre la compagna. Senta, ma in questo periodo, proprio siamo in vicinanza anche all'omicidio, che poi si verificherà, la Pia Rontini com'era? Era tranquilla nonostante che... Non palesava nessun pericolo, minaccia, non gli parlò preoccupazioni, né che era stata disturbata da qualcheduno? No. Quindi era tranquilla, era solo, come ha detto lei, una preoccupazione per data l'orario e data l'età per tornare a casa. Bene, la ringrazio. Senta, una domanda per cortesia. Il giorno dell'omicidio c'è stata questa modifica di turno, che lei dice a riferirla, come si chiama, la Pazzi. C'è stata anche qualche altro giorno questa modifica? C'è stata una modifica d'orario anche in qualche altro giorno? Può avvenire, perché delle volte avendo fatto 5 riferimenti qualcuno aveva delle problematiche. Adesso non riesci di arrivare in qualche altra occasione, non con Pia però, no, sempre con la Pia. No, se la Pia anziché fare la 19:30 chiusura faceva anche altri orari? No, generalmente era il suo orario, però di fare le chiusure del negozio. Quindi a lei risulta che solamente quel giorno lì fu un modifico d'orario. Sì. Va bene. Segue alla sua. Lei che
per riepilogare io e capire, lei dice: io ricordavo che fu la Francini Marisa a chiedere il cambio turno, la Bazzi mi ha detto no, fu lei a chiederlo, poi ora ha precisato questo cambio deve essere stato chiesto il sabato e non fu una cosa della domenica. Come mai lei presume che se lo siano chiesto il sabato? Questo, no, o il sabato o due giorni avanti. Sì, va bene. Siccome certo. Quando si faceva turni, uno si sentiva male, andava via, allora a quel punto lì che succedeva, ma altrimenti, facendo l'orario spezzato, lei entrò alle 8 la mattina e andò via a mezzogiorno o l'una, poi rivenne nel pomeriggio, quindi questo orario non poteva avvenire. Se no non la vedeva, non l'avrebbe vista, no, la Bazzi, doveva essersi messa d'accordo prima. Lei di questo cambio che lei ricorda con la Francini ne ha parlato con la Bazzi, con la Francini ne ha parlato? Ha chiesto alla Francini, Marisa dice, ma allora fosti te che hai dato il cambio o è stata la Bazzi? No, appunto, mi sono chiarito perché non è che fossi... E la Francini ci ha parlato? Appunto, no, ma parlo mia moglie, gli ha detto appunto che lei non è cambiato la Bazzi, ho saputo appunto che era stata la Bazzi. Ecco, anche la Francini ha confermato questa circostanza. Grazie, non ho altre domande. Andare, grazie. Già.